Buongiorno a tutti, non so se sentite questo canto di uccellini meraviglioso qui intorno a me, tra un po' non riusciamo neanche a parlare di Albino, tanto si sentono, sono davvero meravigliosi. Oggi apriamo una nuova pagina, una nuova playlist che si chiama Dien Chan, perché mi sono innamorata di questa tecnica. Ho fatto qualche corso con Amy Simonetti, che è la mia insegnante Dien Chan, è una riflessologa. Dien Chan che cos'è? È un metodo attraverso il quale, è un metodo di riflessologia, multiriflessologia, facciale, vietnamita, arriva dal Vietnam, una metodologia meravigliosa. Sto scoprendo dei punti ogni giorno sempre nuovi e che funzionano tantissimo, e soprattutto è una cosa che voi potete autofarvi, e questo è il motivo per il quale ho chiesto prima il permesso, ovviamente, e poi ho deciso di spiegarvi qualche punto. Perché? Perché siccome è una risorsa meravigliosa, è bene che ognuno possa impararlo. Se poi vi viene la curiosità e avete voglia di saperne molto di più rispetto, io darò piccole chicche ovviamente, no? Perché sono i consigli pronto uso sempre, però in questo caso sul metodo Dien Chan. Se vi interessa, in descrizione troverete il numero di telefono di Emanuela Simonetti, la sua mail, eccetera, chiedete tutte le informazioni, è bravissima, insegna benissimo e oltretutto è un'ottimissima terapeuta, perché lei poi può anche fare una seduta solo esclusivamente di riflessologia facciale. Vediamo che punti andare a vedere. Allora, il primo che vi propongo è un punto basilare per il Dien Chan. Io spero di dire le cose come si deve, perché non è proprio la mia materia, ma mi sono un po' preparata. Questo punto è il punto 26. I punti hanno tutti un numero sul volto. E il punto 26 è esattamente qua nel centro delle sopracciglia. Ok? È un punto che riarmonizza, riequilibra. Dona calma e rilassa, ok? È un punto che porta l'energia più bassa. Questo va da sé che serve per abbassare la pressione, quindi potete andarvelo a stimolare, adesso poi vi spiego come. Abbassa la febbre. Se per caso avete un prurito, vi appunto una zanzara, avete fastidio, aiuta a abbassare il prurito facendo il tapping sul punto. Poi cos'altro? Aiuta per l'insonnia, non riuscite a dormire, prima di andare a dormire massaggiatevi questo punto o facendo una rotazione o facendo un tapping. Io per esempio con i tapping mi attivo un po' troppo, quindi di solito faccio una rotazione, premo. Quindi tutte le condizioni in cui vi trovate a dover un pochino abbassare la vostra energia, quando siete anche arrabbiati, se avete bisogno di abbassare il tono, questo punto, che è il numero 26, vi sarà enormemente di aiuto. Una cosa alla quale dovete stare molto attenti è se avete la pressione bassa, cioè nei casi di ipotensione non è assolutamente indicato, perché se abbassa la pressione e voi ce l'avete bassa, ve lo dico, che visto che siamo in previsione dell'estate, vi va sotto i piedi, ok? Quindi se avete la pressione alta, benissimo, se la pressione è bassa non usate questo punto. Come si va a stimolare? Allora, si può stimolare col dito, ma in realtà il Dien Chan usa tutti degli strumentini che io in questo momento non ho, sono degli strumenti, effettivamente potevo portarmene a vedere qualcuno prossima volta. Ho pensato di portarmi dietro una matita invece, perché per insegnarvi a usare un metodo che potete usare in casa. State attenti che, allora, io ho preso questa matita che, come vedete, ha la punta arrotondata. Allora, vediamo se si vede meglio così, la vedete? Bene. Allora, questa matita, come vedete, ha la punta leggermente arrotondata, perché non devono esserci spigoli, perché altrimenti vi potete fare male. Allora, andate a cercare il punto in mezzo alle sopracciglia, cioè queste sono le mie sopracciglia, qua c'è il punto in mezzo, qua siete nel punto 26. E andate a massaggiare in senso orario, antiorario. Si dice che normalmente, diciamo, per convenzione, il senso orario è un senso che attiva e quindi il senso antiorario invece disperde. Però basta fare la stimolazione. In questo caso farei una stimolazione molto lenta, in modo tale che il beneficio di andare a, abbassare il tono, calmarci, riequilibrarci, ha anche la sua efficacia se voi rallentate la stimolazione. Questo è il primo punto di cui vi parlo. Credo che farò altri video su Dien Chan, perché mi sono innamorata un po', mi piace molto e spero che possa esservi utile, perché per me lo è stato e anche per i miei familiari l'ho provato sui miei figli, insomma funziona molto bene. Sembra che vi devo vendere un prodotto, in realtà non è così, ma sono talmente entusiasta che quando è così devo portarlo per forza. Vi ringrazio di avervi ascoltato, io e la mia matita vi salutiamo
come sempre, grazie alla vita. Sempre.